26 aprile è stata una giornata storica per Anita, perché di fatto non c'è stata solo l'inaugurazione di due strutture recuperate a fini turistici, appunto sociali e culturali, ma si apre una prospettiva completamente nuova e completamente, diciamo, perfettamente calzante rispetto alla realtà territoriale in cui insiste Anita, che è uno sviluppo in ambito turistico. Questo senz'altro è l'elemento più significativo da mettere in luce. L'inaugurazione del 26 aprile chiaramente è l'atto finale di un processo iniziato diversi anni fa, fra l'altro messo in cantiere dall'amministrazione precedente, che ha candidato questo recupero di questi due grandi edifici storici a fini appunto turistici all'obiettivo 2, ai fondi strutturali europei, che hanno finanziato per il 70% circa questa importantissima opera. Questo grazie appunto a una concertazione che poi avviene a livello provinciale, a livello regionale, che fa sì che questi fondi siano dirottati in questo intervento. Ora si tratta di dare una vita a queste strutture, che sicuramente sono attrezzate e in parte dovranno esserlo ancora dal punto di vista proprio tecnologico e di attrezzature, per essere poi una struttura ricettiva capace di ospitare oltre 40 persone nell'ostello e certamente di dare servizi collegati, quindi quelli di ristorazione, quelli di supporto ad attività culturali, di convegnistica, di stage, tutto quello che potrà essere studiato e progettato su questa struttura da qui in avanti. Va detto che il potenziale enorme di questa struttura ricade nel fatto che siamo nell'ambito di una rete territoriale che del turismo, di un certo tipo di turismo, vuole fare una chiave del proprio sviluppo. Siamo intanto nel parco del Delta del Po, quindi nei pressi della punta meridionale delle valli di Comacchio, con l'imminente, ci auguriamo, apertura al pubblico di una delle zone più suggestive, più belle e affascinanti di questa zona, che è l'Oasi di Boscoforte, che ha avuto in questi giorni proprio un piccolo assaggio di apertura alle visite al pubblico con alcune iniziative recentissime. Siamo in un contesto territoriale che ricade tra le zone di Ferrara e la zona di Ravenna, quindi città d'arte importanti, quindi due litorali che a pochi chilometri da Anita si toccano, quello ferrarese e quello ravennate, appunto, quindi una miriade anche di realtà piccole, medio piccole, che hanno comunque qualcosa da esprimere in ambito turistico e che in questo luogo possono trovare un punto di ricezione significativo, a costi accessibili per un certo target. Pensiamo ai giovani e agli anziani, ad esempio, come quelli principali di riferimento, che in una situazione di questo tipo possono avere un luogo molto accogliente. Terre è un'azienda voluta dal comune di Argenta per intensificare i suoi investimenti e la sua gestione del patrimonio turistico e di accoglienza. È una scelta lungimirante che va a rafforzare una politica complessiva del Parco del Delta, quindi si inserisce all'interno del Parco del Delta, ma porta a casa sull'Argentano una serie di tecnologie, in particolare sulla gestione dei musei e sulla gestione delle guide turistiche del posto, cercando di trasformare il turismo e farlo diventare una macchina, diciamo, economica anche sul nostro territorio, che è estremamente vasto, comprende tantissimi siti molto interessanti da un punto di vista naturalistico, è seguito per il momento soprattutto da persone molto esperte, molto, diciamo, introdotte, quindi birdwatcher o persone molto amanti della natura, ma pensiamo che nel futuro possa essere un luogo frequentato da persone di diversa natura e diciamo, organizzazione. E Anita, con questo investimento, può partire, perché è la porta, diciamo, in direzione Bologna e Ferrara del Parco del Delta, quindi avere la sua funzione di circolazione all'interno del parco, e quindi Anita è una posizione importante. Strategica anche per un'altra ragione, perché c'è uno dei posti più belli, che è Boscoforte, uno dei posti più, diciamo, forse più bello di tutta la Valle di Comacchio, proprio presente a pochissimi chilometri da qui. I locali sono stati rinnovati, come lei sa, dal Comune, che ha fatto un intervento, e la provincia di Ferrara, un intervento presso la Comunità Europea, che ha fatto dirottare investimenti sul nostro territorio, per dare più, diciamo, verticalizzazione a tutti i servizi. Il turismo è legato a tutte le cose, dal tabaccaio a quello che ripara le biciclette, al panettiere, eccetera. Cioè, deve nascere una certa consapevolezza delle potenzialità in tutte le persone, in tutti i commercianti, gli artigiani
e tutti quelli che lavorano sul territorio, anche gli agricoltori, che hanno una funzione molto importante, e per cercare di trasformare un posto in un posto di accoglienza. Credo che anche il Parco del Delta abbia questo tipo di potenzialità.